Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach è una fiaba, la storia di un gabbiano che vive il volo non come mezzo per sopravvivere o per procurarsi il cibo, ma come espressione di libertà, come ricerca di perfezione, volare, e farlo osando laddove nessuno ha mai osato, e ubbidire alla propria legge interiore. Ciascuno di noi è in realtà un'immagine di un gabbiano, un'infinita idea di libertà senza limite. Allora, ho voluto iniziare il video parlando di questo libro, che consiglio di leggere. È un libro che scorre molto veloce, sono appena 100 pagine più o meno. E da questo libro trarrete veramente tante cose che vi faranno capire in questo momento per noi un po' difficile, posso definirlo così, per tutti. Ma volevo andare avanti a parlare del discorso che ho fatto ieri, parlare del risveglio, il risvegliarsi. Ciò che sta capitando oggi ci mette davanti alla necessità di attingere più che mai nella nostra spiritualità. Esiste la possibilità di raggiungere uno stato di vita nel quale l'essere umano è capace di essere sereno in ogni circostanza. Risvegliarsi significa aprire il nostro cuore, quello che ci capita, e vivere in uno stato vitale di fluidità nel quale lo scorrere degli eventi non creano attrito energetico. Una persona risvegliata è una persona che non fa più attrito con la realtà, perché percepisce che la vita ha un suo fluire, che non necessita di essere giudicato dalla nostra mente logica e calcolatrice. Nasce sofferenza, invece, ogni volta che sentiamo cambiamenti del nostro flusso energetico. Dovremmo quindi rilassarci, ma dovremmo a questo punto renderci consapevoli di quello che capita e accettarlo. Per alcune persone il concetto di accettare è negativo. Accettare è la semplice saggezza profonda di non contrastare energeticamente il flusso della vita. È un fenomeno interiore. Non bisogna accettare passivamente una situazione di vita spiacevole. Accettare in se stessi questa situazione e riconoscerla come un periodo in cui si vuole uscire, ovvero da un periodo negativo. Bisogna agire per uscire da questa situazione, che potrebbe nascere dalla rabbia, dalla frustrazione e dalla disperazione, e da un periodo che non si adegua purtroppo al nostro modo di fare e pensare. Per questo dobbiamo cercare di aprire il nostro cuore per risvegliarci da una situazione che potrebbe a noi sembrare per il momento ostile.